dato è un calcio laterale sul fianco. Come fare per effettuare questo esercizio? Allora, andiamo a posizionarci sul nostro fianco. Posizioniamo il polso destro con la spalla in linea con la spalla destra. Io in questo caso sono sul fianco destro, quindi ve lo spiego tutto dalla parte destra. E poi la stessa cosa si andrà a effettuare anche sul lato sinistro. Quindi, dopo che ho posizionato il mio polso destro in linea con la spalla, andiamo a sollevare le anche. Quindi ci facciamo forza con il braccio e la gamba d'appoggio. Portiamo su la gamba sinistra, cercando di tenerla bella dritta, il tallone in linea all'anca, e andiamo a portare il braccio sopra la testa. Avanziamo con il ginocchio, che lo andiamo ad agganciare con la mano sinistra, e ritorniamo in posizione. Aggancio, ritorno, aggancio, ritorno, aggancio. Cerchiamo di stenderci bene con il braccio e la gamba quando si torna. Se non riesco a sostenere il mio corpo solo con la mano e con la forza del mio braccio, mi posso aiutare con l'avambraccio. Quindi andremo a posizionare il gomito destro sul tappetino in modo da scaricare il peso sull'avambraccio. Sollevo le anche, quindi la posizione della gamba è la stessa, e vado a portare su la mia coscia sinistra. Allungo sopra la testa il braccio sinistro e con la mano sinistra vado ad agganciare il ginocchio sinistro e poi allungo e torno. 1, 2. Se mi risulta ancora difficile, visto che è la prima volta che lo faccio, tenere le anche sollevate, io posso tenere le anche sul tappetino. Quindi controlliamo sempre di avere gomito in linea con la spalla, teniamo tallone in linea con l'anca, carico braccio sopra la testa, aggancio il ginocchio e distendo, aggancio e distendo. Quindi, se è la prima volta che eseguiamo questo esercizio, partiamo pure da questo più facile facile e poi man mano cerchiamo di arrivare fino all'ultimo step, che è quello dove dobbiamo tenere in appoggio la nostra mano destra. Ciao e buon allenamento!